Prima volta da ministro al Sant'Andrea per Beatrice Lorenzin, che oltre al direttore generale della struttura, Egisto Bianconi, ha incontrato il personale medico e universitario che opera nell'azienda ospedaliera in questione per fare il punto sulla sanità non solo nel Lazio, ma in tutto il paese. Vari temi toccati dal ministro, non ultimo quello di togliere la gestione delle politiche sanitarie al MEF. Per la prima volta al Sant'Andrea, una struttura d'eccellenza del Lazio. Una struttura di eccellenza è una struttura dove si fa insieme ricerca e assistenza. Credo che il Sant'Andrea sia veramente un meraviglioso ospedale e oggi stiamo facendo questo incontro anche con gli operatori per valorizzare non solo il loro lavoro, ma per avere anche da loro indicazioni su elementi di criticità o anche elementi che vanno valorizzati. Ha sottolineato elementi importanti, quali la cura per l'epatite C, importante finanziare questi farmaci. È molto importante, ma è molto, io sto ribadendo questa cosa come un mantra, perché noi dobbiamo far passare nella popolazione il concetto che stanno arrivando delle vere e proprie rivoluzioni nella medicina, che richiederanno delle grandi scelte, anche di tipo economico. Quindi noi abbiamo bisogno di attivare una politica sanitaria molto forte che possa sostenere la gratuità di questi farmaci, che sono farmaci che salvano la vita, cioè il farmaco l'epatite C c'è già, lo daremo nei prossimi mesi, ora stiamo trattando il prezzo, ma comunque sono farmaci molto costosi, ma ribadisco, salvano la vita, quindi queste sono delle scelte che noi come Sistema Italia dobbiamo fare e dobbiamo fare per garantire la salute a tutti. E tra poco sarà nella sede dell'AIOP per discutere del rischio di chiusura di 23 cliniche private con meno di 60 posti letto, cliniche molto importanti però. Noi stiamo lavorando dentro il patto della salute, è proprio per superare queste criticità, cioè noi dobbiamo fare in modo che ci sia una riconversione, una riprogrammazione degli ospedali piccoli, sia pubblici che privati, ma non farlo senza una razionalità. Non è un caso che il decreto sia rimasto lettera morta per tutti questi anni, perché c'erano degli elementi che non erano attuabili. Poi, se noi pensiamo a che cosa significa la chiusura di questi posti, in modo complessivo sono 11.630 posti di lavoro. Cioè, parliamo di numeri enormi, quindi io credo che noi dobbiamo riconsiderare bene gli aspetti delle monospecialistiche e poi per il resto fare un percorso di riprogrammazione in modo tale che le regioni possano utilizzare le strutture in base a quello che oggettivamente gli serve e risparmiare milioni di euro.